E buongiorno e ciao a tutti! Sono le 8 meno 10, quindi metto una lavatrice subito al volo prima di lasciare i bambini a scuola, così quando torno, già comunque sta finendo, ragazzi, ho un casino di cose da fare, quindi in questo video non parlerò, ma mi muoverò. Restate con me per trarre motivazione, ispirazione, energia positiva e vi giuro che non so nemmeno da dove iniziare. Ok. Questa credo che sarà l'unica parte di vlog di questo video. Sì, 60 gradi, sono i bianchi, ragazze. Ci vediamo dopo. Prima cosa, devo pulire il balcone. Guardate, non è pipì o cacca, ragazze. È che Elettra mi ha scavato praticamente la pianta. Ho dovuto raccogliere anche il terriccio da terra e quindi ha fatto tutte le impronte. Pulito il balcone, adesso ci dedichiamo a scaricare e ricaricare la lavastoviglie e a pulire tutto l'open space. Allora, era cominciato come un video pulizia, ma si sta evolvendo in un video vlog. Ragazze, per la velocità, per essere più veloce, non l'ho ripreso, ma a che avevo l'aspirapolvere in mano, ho continuato con tutto l'open space, corridoio, camera da letto, bagno piccolo, bagno grande e cameretta. Quindi ho aspirato tutto il pavimento, anche perché lei ha camminato per tutta la casa ieri. Io tendo a non farla uscire, diciamo, dalla cucina. Diciamo non dalla cucina, a non farla andare nelle camere da letto più che altro perché perde pelo. E invece ieri è successo, ahimè, niente, succede, è qua, quindi cammina, si muove. Santa, amore mio! E quindi niente, cosa che di solitamente faccio stanza in stanza, invece stavolta ho passato l'aspirapolvere per tutta la casa direttamente, così l'ho posato e ho già tutto pronto per pulire per terra. Adesso andiamo a passare la lavapavimenti. Sì, lo so che la lavapavimenti la respira, però ragazze, col pelo che comunque perde lei, è meglio per me prima passare l'aspirapolvere e poi andare a utilizzare la lavapavimenti. Altrimenti mi dice subito, immediatamente dopo 5 minuti, serbatoio dell'acqua sporca. Quindi evitiamo questa cosa. Terminato con l'open space, sto bevendo la mia tisana drenante ventre piatto, anche perché sono stanca, sto facendo un attimino di pausa, ho anche aspirato tutta la casa, ve l'ho detto, è questa qua dell'Angelica. Si beve a freddo, non mi dispiace per niente, visto che comunque sono accaldata. Adesso ci spostiamo a fare dell'altro. Allora, vestiti stesi, ragazze, la lavatrice dei bianchi. C'era qualcosina anche più chiaro. Ele, vieni? Ele, entra. Che mi scavi di nuovo la pianta tu, se no, dopo che ho pulito. Vieni, Ele. Sì, vabbè. A posto, poltrone e sofà, artigiani della qualità. Ho pulito velocemente il bagno grande che già avevo aspirato con lo smacchespresso. Adesso, ragazze, sono le 10 e mezza. E
Un'ora di relax per me mi tocca, perché ancora escono presto, quindi già alle 11:30, fra meno di un'ora, anzi alle 11:20 io devo scendere, perché Giuliana già alle 11:20 aprono i cancelli e poi a mezzogiorno esce Gabriele. Spero che si sbrighino con l'orario definitivo, anche se comunque si sa già che ve l'ho detto anche nell'altro video, Giuliana la prima settimana di ottobre, orario definitivo all'una meno un quarto, e Gabriele all'una da lunedì. Quindi comunque diciamo che non vedo l'ora che si stabilizzino, perché il fatto che escono prima io non riesco a fare quasi nulla, cioè riesco a fare tante cose, però comunque vorrei anche un pochino di tempo per me, diciamo per farmi i fatti miei, ecco, che non ce l'ho per il momento, perché se metto a fare le pulizie poi praticamente non c'ho più il tempo per me. Comunque metteteci che ci sono pure loro. Questa qua voleva uscire nel balcone. Ho detto ok, evita di sporcare nel balcone, saliamo sul terrazzo, vediamo se fa qualcosa qui. Ha fatto la pipì! Praticamente con questo cane c'è da ridere. Quando fa la pipì fuori o sul terrazzo qua sopra, stiamo proprio su. Niente, dobbiamo fargli l'applauso. Brava, bravissima! Viva! Almeno una pipì me la sono scansata sul balcone, visto che ho appena pulito. Cacca? Cacca no. Cacca no. Scendiamo. Dov'è? Si vede. Andiamo. Abbiamo capito. Let's go. Let's go. Andiamo. Scendiamo, che è meglio. C'è il sole, ragazze. Ci si potrebbe anche abbronzare oggi. Come non detto, ho detto c'è il sole, invece ragazzi ho dovuto rientrare i panni subito e vado a metterli in asciugatrice. Tempo pazzo, sembra marzo, cioè assurdo, c'era il sole, l'avete visto? Sarà passato un quarto d'ora, 20 minuti da quando ve l'ho detto, niente. Li mettiamo in asciugatrice e pazienza. Dovevo svuotare l'acqua, ma tanto è poca, raga, si può fare, si può fare. Tanto comunque erano quasi asciutti, per fortuna. Quindi comunque possiamo fare anche un super easy. Ecco. Vai. 1 ora e 50. I tuoni, raga, i tuoni! Vediamo un po' se si sente qualche tuono. Ma proprio si è annuvolato all'istante. C'era il sole, l'avete visto? Incredibile. Neanche fossimo a marzo. Ma che fra poco escono i bambini, quindi praticamente ci faremo il bagno. Il bagno no, però con gli ombrelli, ragazze, che palle. Mamme di bambini che vanno a scuola, comunque in età scolare, fatemi sapere nei commenti se questa situazione del quando escono piove sempre è solo a Palermo o anche nel mondo, in tutta Italia. Fatemi sapere, perché qua è assurdo, quando porta pioggia o all'entrata o all'uscita, soprattutto all'uscita, non capisco il motivo. Bah, incredibile. Mi sto bagnando tutta. Ci sono i tuoni comunque, raga. Ho fatto un altro tuono poco fa. Dall'estate all'inverno in 20 minuti. E andiamo alla grande, va bene. Io mi preparo il condimento con i funghi, perché però ve l'ho detto, sto mangiando più leggero. Facciamo il riso con i funghi, solamente olio e funghi. E poi per i bambini vediamo un'altra cosina adesso, magari la pasta col formaggino, non lo so, un po' di sugo di pomodoro, qualcosa di semplice comunque anche per loro, cioè una roba veloce, perché comunque sono le 11, non so se si vede, e io fra 20 minuti devo scendere. Ho terminato l'olio, infatti ho detto a mio marito di portarlo, e quindi questo è l'olio che metterò, meglio così, poco olio. Ce n'è più, non ce n'è più. Dai, 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 dai. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Funghetti. Lavati, ovviamente. Voilà. Questo è finito. Mettiamo il coperchio. Aspettiamo che cuociano. Situazione, ho preso i bambini. Acqua, vento, diluvio, ci siamo bagnati tutti, tuoni e lampi, non potete capire. Infatti già mi sono cambiata, praticamente mi sono messa il pigiamino perché eravamo tutti bagnati. Gabriele l'ho cambiato, adesso sto cambiando Giuliana, che però Giuliana quando è uscita lei
gocciolava piano e quindi non si è bagnata più di tanto. Io e Gabriele proprio niente, ci mancava che mettevamo lo shampoo, il bagno schiuma e ci lavavamo così, sotto la pioggia. E voi là, mio marito sta per arrivare proprio a minuti, adesso lo riempiamo di grana questo riso, sempre nella mia adorata grattugia, e buon appetito. Ragazze, tra compiti, Ninna, che comunque ci siamo svegliate quasi alle 5, io e Giuliana, doccia, eccetera, eccetera, siamo giunti all'ora di cena e io chiudo qui questo video per questa sera, per noi insalata con pollo. Aspetta Giuliana, eccola qua, e buon appetito e buona cena, saluta amore. Ciao, ciao amici.